In questo episodio, sapevate che le tigri hanno striature diverse tra loro? E che queste riescono a mimetizzare il felino quando va a caccia delle sue prede? Oppure che i denti del serpente a sonagli trasportano veleno letale come l'ago ipodermico usato per iniettare i farmaci? Inoltre, quando il gufo va a caccia, il suo battito d'ali è così silenzioso da renderlo un micidiale predatore dell'aria per le sue ignare prede. Vedremo soltanto predatori, grossi felini, lupi, orsi, serpenti e non solo. Benvenuti nel loro favoloso mondo. Terra è una parola che deriva dal latino e su di essa vivono tutti i predatori che conosciamo. Grandi, piccoli, solitari, socievoli e tutti con un unico obiettivo: sopravvivere. Ma conosciamo meglio queste creature. Predatori terrestri. Quando la terra è rovente e l'aria è secca, un predatore terrestre aspetta paziente, fino ad avventarsi sulla preda, penetrandone la carne come una freccia avvelenata. Presto la sua vittima sarà spacciata. Ecco a voi il serpente a sonagli. Se vi trovate nel deserto e sentite il suono minaccioso del serpente a sonagli, siete davvero molto fortunati. Quel rumore, che risuona ad un ritmo di 50 volte al secondo, è un avvertimento. State alla larga. Un povero roditore che gironzola intorno a un serpente a sonagli non arriva neanche a sentirne il rumore. È già spacciato. Il veleno del serpente viene trasportato attraverso un sistema organico unico nel suo genere. Sul retro del capo è presente una ghiandola benefica collegata a un condotto che trasporta il veleno direttamente ai denti, che sferrano il morso letale, proprio come una siringa che inietta un farmaco. Il veleno del serpente a sonagli causa dei danni ai tessuti. Uno dei motivi per cui si verifica questo danno è che il veleno inizia a far digerire la preda mentre muore. Sapendo che è solo questione di tempo prima che la preda perda i sensi, il serpente a sonagli se la prende comoda, risparmia energie e tiene d'occhio l'animale stordito, e quando arriva il momento inizia a divorarlo. L'ululato del lupo può raggiungere i 90 decibel, quasi quanto un martello pneumatico, e può arrivare fino a 10 km di distanza. Una volta lanciato il richiamo, gli altri lupi si radunano in branco e si preparano alla caccia. Il branco, di solito tra i 5 e gli 11 membri, procede controvento per nascondere il proprio odore alla preda. Poi i sensi del predatore si mettono all'opera. Il lupo riesce a sentire un ramoscello che si spezza e a distinguere l'odore di un animale fino a 3 km di distanza. Inoltre ha circa 200 milioni di cellule olfattive, 40 volte quelle di cui è dotato l'uomo. Una volta individuata la preda, il branco si divide per accerchiarla e procedere all'assalto. Durante il pasto, le fauci del lupo sono in grado di spezzare le ossa, permettendogli di arrivare al nutriente midollo. Il lupo non ha problemi a ingozzarsi, dato che il suo stomaco può contenere fino a 10 kg di cibo. Dopo un pasto tanto abbondante, il lupo è sazio e non ha bisogno di cacciare per altre 2 settimane. Ogni anno, milioni di salmoni del Pacifico lasciano l'oceano e risalgono i fiumi di Alaska, Canada e Russia. La loro missione è depositare le uova e riprodursi, e spendono tutte le loro energie per nuotare controcorrente fino alla meta. I salmoni affrontano molte difficoltà nel viaggio per riprodursi, ma nessuna è più spaventosa dell'orso bruno. Ogni parte di questo predatore è enorme.
il cranio, le fauci, le spalle e persino il fondo schiena sono immensi. Ma la parte del corpo che li agevola di più nella caccia ai salmoni scivolosi sono i grandi artigli. Gli artigli dell'orso bruno sono lunghi più di 10 centimetri, un po' come un dito umano. Essendo ricurvi, sono ami da pesca naturali che facilitano la cattura dei salmoni, ricchi di sostanze di cui l'orso si nutre a colazione, pranzo e cena. Ecco il paradiso dell'orso bruno. Adesso vedremo come il gufo è in grado di ruotare la testa di quasi 360 gradi e scopriremo come questo uccello riesce ad arpionare i pesci con l'aiuto del collo e osserveremo alcuni tra i più spaventosi predatori dell'aria. Alti nel cielo, volteggiano nell'aria con grazia senza pari. Ma non fatevi ingannare dall'apparenza. L'istinto di caccia prevale nelle loro menti, proprio come in ogni temibile predatore terrestre. Conosciamo l'aviazione di madre natura. I predatori dell'aria. L'airone azzurro maggiore. A prima vista, questo splendido uccello non sembra particolarmente minaccioso, ma osservandolo per una giornata intera, scoprirete che questo grande airone è anche un grande predatore. L'airone azzurro maggiore si nutre principalmente di pesce, che cattura grazie ad un'arma segreta, il collo. Infatti, questo uccello ha un collo dall'incredibile lunghezza di circa 30 centimetri. Ovvero circa un quarto di quella del suo intero corpo. Il lungo collo è come una molla carica pronta a scattare al momento giusto con una forza impressionante. È un'ottima attrezzatura da pesca, ma non è in vendita. Madre Natura ha dotato ogni predatore di un talento e di strumenti speciali per cacciare. Immaginatene uno che vola come un drone sulla terra, scrutando la sua preda da ogni angolazione senza farsi vedere né sentire. Un killer silenzioso e letale. Stiamo parlando del gufo. Proprio come l'airone azzurro maggiore, il gufo ha un collo altamente specializzato, anche se non così lungo, ma estremamente flessibile. Quando il gufo è in cerca di cibo, riesce a ruotare la testa di circa 270 gradi, quasi un giro completo. Per rendere il tutto ancora più inquietante, il gufo entra in azione nell'oscurità della notte e quando è a caccia emette un suono particolare. Ascoltate attentamente. Il gufo è probabilmente l'unico uccello in grado di volare senza emettere alcun rumore. Le sue ali e le piume della coda sono completamente ricoperte di questi soffici filamenti che hanno la funzione di attutire i suoni emessi dalle piume quando sbattono le ali. La ricompensa per il suo talento è un lauto pasto. Il gufo è sempre pronto a condividerlo con i membri più giovani della famiglia in modo che anche loro possano crescere, svilupparsi e imparare a sopravvivere. Ma perché il simbolo nazionale degli Stati Uniti è l'aquila calva? Eppure non è pelata. Il termine inglese antico che la definisce significa bianco e infatti oggi la chiamiamo aquila testa bianca. Questo predatore d'alta quota mangia qualsiasi cosa, ma il suo cibo preferito è il pesce. Non proprio una facile preda. La prima sfida per l'aquila bianca è identificare un bersaglio. Ci riesce avvalendosi di una vista straordinaria. L'aquila bianca può individuare un pesciolino nell'acqua anche volando a decine di metri d'altezza per poi lanciarsi all'attacco.
Immaginate di essere un pesciolino come questo che se ne sta tranquillo a nuotare. E poi, improvvisamente, preso al volo. Questo pescatore di sicuro non molla la presa. L'aquila bianca ha gli artigli affilati dotati di una forza incredibile. Parliamo di una pressione di circa 30 kg per centimetro quadrato. 10 volte più forte della presa di un uomo. Un altro esempio meraviglioso di come la natura fornisca alle sue creature i mezzi necessari alla sopravvivenza. Tra poco vedremo alcuni felini fra i più temibili e pericolosi. Capiremo perché il leone è un eccellente predatore e scopriremo come fa il leopardo a cacciare a notte fonda. Sono diffusi in tutto il mondo in ogni variante di colore, forma e taglia. Queste creature sono al contempo meravigliose ed estremamente temibili. Stiamo parlando dei grandi felini. In Africa e in Asia, il leopardo vaga silenzioso nelle praterie. È difficile vedere questo animale misterioso durante il giorno, perché il leopardo è una creatura notturna e nell'oscurità ha un vantaggio notevole. La visione notturna del leopardo è tra le migliori del mondo animale. Infatti, riesce a vedere meglio al buio che durante il giorno. Ricordo di aver visto un documentario sulla natura in cui un leopardo camminava in mezzo ai componenti di un branco di gazzelle. Andava avanti e indietro, sentivano la sua presenza, ma non riuscivano a vederlo. Sembrava che guardasse una vetrina da cui scegliere l'animale da attaccare. I leopardi hanno una speciale struttura intorno agli occhi detta tapetum lucidum, che sta appunto per tappeto lucido. Questo capolavoro della natura funziona come uno specchio e riflette la luce naturale inviandola alla retina e aumentando la luce disponibile nei fotorecettori degli occhi. Questo è ciò che l'occhio umano riesce a vedere al buio. Non molto, ma la speciale capacità del leopardo accende di colpo la luce con buona pace della sua preda. Spesso trascina il suo pasto in cima agli alberi per mangiare indisturbato. Il leopardo ha i muscoli delle spalle e del torace più forti di tutti i felini e questo gli permette di arrampicarsi. È senza dubbio tra le creature più straordinarie al mondo. Uno dei grandi felini più comuni è il puma, o pantera o leone di montagna. Insomma, esistono almeno 40 nomi per questa creatura. Presente in tutto il Nord e Sud America, il puma è un esemplare straordinariamente atletico. Riesce a saltare fino a 5 metri d'altezza. Come? In proporzione al corpo, il puma ha le zampe posteriori più grandi tra tutti i felini. Sono come dei bastoni pogo dotati di reattori per volare. Permettono al puma di scattare da una posizione raccolta con uno slancio immenso. Un vantaggio fondamentale per le sue imboscate. Segue la preda, si accuccia, aspetta e poi salta fuori con un rapido balzo. Il leone, invece, si comporta in modo completamente diverso. Passa gran parte della sua vita a bighellonare in giro senza far nulla. Ma c'è quel breve lasso di tempo in cui diventa il re della foresta. Uno dei predatori più temibili del pianeta. Il leone è un predatore da imboscata. Ha dei cuscinetti sotto le zampe che gli permettono di avanzare silenzioso e attaccare al momento giusto. Spesso annienta la preda strangolandola. Mentre la forza del morso di un uomo può raggiungere gli 8 kg di pressione per centimetro quadrato, le potenti fauci di un leone producono una forza di quasi 22 kg per centimetro quadrato. L'ampia gamma di armi letali rende il leone uno dei predatori più formidabili. Con una lunghezza di oltre 3 metri e un peso di circa 300 kg,
La solitaria tigre è il felino più grande al mondo. È splendida a vedersi, ma non avvicinatevi troppo. Le sue striature meravigliose sono un piacere per gli occhi, ma in realtà hanno uno scopo. Le striature servono a spezzare la figura dell'animale e la rendono distorta agli occhi della preda. La stessa cosa vale per le zebre. Quando le zebre corrono e lo fanno in branco, confondono i leoni. E un fenomeno simile avviene con le tigri. Ed è vero che non esistono due tigri dalle striature identiche, un po' come avviene con le impronte digitali degli esseri umani. Una volta afferrata la preda, non resta più molto da fare. Data la sua abilità nella caccia sulla terraferma e in acqua, nessun luogo è a prova di tigre. Adesso vi mostreremo una battaglia epica tra due creature tra le più spaventose al mondo, alligatore contro coccodrillo. Chi dei due riuscirà a vincere il duello nella palude? In un angolo direttamente dalle Florida Keys, con un peso di 500 kg, il rettile devastatore. Crocodillus. Crocodillus. Nell'altro angolo, con un peso di 360 kg dalla Florida, il terrore della palude. Alligatoride. Alligatoride. Ogni animale in combattimento usa armi diverse. Gli uomini tendono ad usare qualsiasi parte del corpo, ma soprattutto braccia e gambe. I cervi usano le corna. Coccodrilli e alligatori usano le fauci. I denti di entrambi gli animali vengono utilizzati per strappare e lacerare, non per masticare. Però esiste una differenza fondamentale. Il coccodrillo ha denti più grandi dell'alligatore. Sono visibili anche quando tiene la bocca chiusa. C'è una minima ma importante differenza nella forma delle fauci. Quelle del coccodrillo sono a forma di V, quelle dell'alligatore a forma di U. Hanno entrambi una forza enorme, ma le fauci dell'alligatore a forma di U gli permettono di mordere un'area più vasta. Ecco cosa può fare a un cranio umano. Chester, sorridi. Sei pronto? Il motivo per cui hanno un morso così potente è perché il successo della caccia dipende tutto dalla testa. Per riuscire a tenere in bocca qualcosa che si agita, si divincola e cerca di liberarsi, bisogna stringerlo con molta forza e poi trascinarlo in acqua e affogarlo. La prima sfida viene vinta dall'alligatore, grazie al suo armamentario. Ma non è ancora detta l'ultima parola. In tema di agilità, ogni animale ha un talento particolare. Gli uomini, con la coordinazione degli arti, sono in grado di primeggiare in una serie di attività. I cani, grazie a velocità ed equilibrio, sono anch'essi molto agili. Alligatori e coccodrilli sanno esserlo a modo loro, soprattutto in acqua. E questo grazie alla coda, che costituisce metà della loro lunghezza complessiva e che li spinge nell'acqua con una grazia senza pari. Le loro capacità natatorie sono incrementate dalle loro zampe palmate. Ma qui emerge un'altra piccola differenza anatomica. Le zampe posteriori dell'alligatore sono palmate fino a metà delle dita, mentre la palmatura del coccodrillo è più estesa e arriva a coprire i tre quarti delle dita. Questa è una scelta difficile, ma in termini di pura agilità, la seconda sfida se la aggiudica il coccodrillo. Adesso scopriremo chi, tra l'alligatore e il coccodrillo, sa difendersi meglio e decreteremo il più forte in assoluto del regno dei rettili.
Abbiamo appena visto che tra i due sfidanti la situazione è di perfetta parità. Infatti abbiamo dato all'alligatore un punto per l'armamentario e al coccodrillo un punto per l'agilità. Ma rimane ancora una categoria. Quale animale sa difendersi meglio dagli attacchi? Sia gli alligatori che i coccodrilli hanno una difesa naturale, la corazza. Queste placche ossee, dette osteoderma, si sviluppano lungo la schiena e proteggono il corpo. Ma se mettiamo le due creature una accanto all'altra, possiamo notare che il coccodrillo ha un osteoderma più esteso dell'alligatore, quindi a conti fatti il coccodrillo si aggiudica anche l'ultima categoria. E così, in questa sfida tra grandi rettili, la vittoria va al rettile devastatore, il Crocodilus, con un risultato di 2-1. Ma forse, tra 20.000 anni, potrebbero giocarsi la rivincita. L'evoluzione potrebbe fornire all'alligatore una nuova arma in grado di spostare il confronto in suo favore e i suoi sostenitori avranno qualcosa da festeggiare. In questo episodio, sapevate che le tigri hanno striature diverse tra loro? E che queste riescono a mimetizzare il felino quando va a caccia delle sue prede? Oppure che i denti del serpente a sonagli trasportano veleno letale come l'ago ipodermico usato per iniettare i... Terra è una parola che deriva dal latino e su di essa vivono tutti i predatori che conosciamo. Grandi, piccoli, solitari, socievoli e tutti con un unico obiettivo, sopravvivere. Ma conosciamo meglio queste creature. I farmaci. Inoltre, quando il gufo va a caccia, il suo battito d'ali è così silenzioso da renderlo un micidiale predatore dell'aria per le sue ignare prede. Vedremo soltanto predatori, grossi felini, lupi, orsi, serpenti e non solo. Benvenuti nel loro favoloso mondo. Se vi trovate nel deserto e sentite il suono minaccioso del serpente a sonagli, siete davvero molto fortunati. Quel rumore, che risuona ad un ritmo di 50 volte al secondo, è un avvertimento. State alla larga. Un povero roditore che gironzola intorno a un serpente a sonagli non arriva neanche a sentirne il rumore. È già spacciato. Il veleno del serpente... Predatori terrestri. Quando la terra è rovente e l'aria è secca, un predatore terrestre aspetta paziente. Fino ad avventarsi sulla preda, penetrandone la carne come una freccia avvelenata. Presto la sua vittima sarà spacciata. Ecco a voi il serpente a sonagli.